Oggi, per festeggiare il successo del mio libro Instant Giapponese, mi sono concesso un pranzo di lusso al Park Hyatt, in realtà qui sotto, al Daily del Park Hyatt. Hotel di lusso, molto famoso alla catena Park Hyatt per chi conosce il mondo del lusso. E adesso vi faccio vedere cosa ho mangiato e vi dirò il costo. Quanto costa mangiare di lusso a Tokyo? Preparatevi, perché quello che vi sto per dire vi farà scioccare. L'ambiente dentro è elegantissimo. Appena si entra c'è questa fontana super veramente elegantissima, con questo gioco di luci sulle scale che è una cosa emozionante. Poi ci sono questi tavolini, questo servizio impeccabile, e è veramente tutto molto ben curato. È chiaro, uno appena entra dice: madonci, qua mi spennano, chissà quanto dovrò pagare per il pranzo. Prima di dirvi il costo fuori di testa, vi dico cosa ho mangiato. Ho preso questo sandwich spettacolare con anatra, gorgonzola, funghi, cipolle caramellate, veramente buonissimo, strabuono. Poi ho preso uno smoothie da bere verde, molto buono, gustosissimo, e uno brownie, un dolcetto che è il classico brownie, era fatto benissimo, bello, né troppo morbido né troppo croccante, perfetto. Ovviamente anche caffettino per concludere. E poi la cosa spettacolare qua è che hanno due tipi di acqua da prendere illimitatamente, ovviamente, e poi però non è acqua normale, perché dentro ci mettono vari ingredienti, quindi tu vai lì e c'è quest'acqua che è un po' aromatizzata, proprio vedete, ci sono tutti questi ingredienti all'interno, è buonissima. Vi assicuro, il gusto di tutto super. Ricapitoliamo cosa ho preso: sandwich, smoothie, brownie, caffè, coperto incluso, servizio stra top, ambiente molto elegante. E ricordiamoci che siamo a Tokyo, quella che si dice essere la città più costosa del mondo. Io scommetto che se prendete le stesse cose nello stesso tipo di ambiente, ovviamente, in qualsiasi capitale del mondo, immaginiamo, non so, Londra, Parigi, New York, spendete, 30-40 euro? Eh sì, perché in qualsiasi capitale del mondo iniziano a dire: c'è il coperto, la mancia, poi questo qua, hai preso questo, allora costa di più, e hai fai presto arrivare sui 30 euro, secondo me, anche qualcosa di più. Perché, caspita, posto stra esclusivo. Ebbene, adesso vi svelo quanto ho pagato io per questo pranzetto spettacularis in un ambiente super qui in centro a Tokyo. Ho speso la bellezza di... Prima di dirvelo vi faccio notare che siamo in una delle zone più esclusive di Tokyo. Questo è il comune di Tokyo e questo è il Park Hyatt dove sono andato appena adesso a mangiare. Bisogna essere abbastanza ricchi per venire a mangiare qua, perché ho pagato 1700 yen. Caspita, 170 euro per mangiare. Eh no, non sono 170 euro e non sono neanche 17 euro, ma sono circa 13 euro. Oggi è sabato, immaginate di farvi un giro qui a Tokyo, andare lì magari con la vostra fidanzata, il fidanzato, così. Non è che mangiate chissà cosa, chissà che portate, però io ho mangiato più che dignitosamente, in un bellissimo ambiente, raffinato, bel servizio e tutto quanto, 13 euro. Caspita, mi ricordo in Trentino che magari andavi fuori a mangiare in un ristorante normalissimo, ti davano un piatto di pasta normalissima, un'insalatina, un dolcetto e un caffè, magari arrivavi anche a 14. Poi, chiaro, esistono dei posti in Italia, come qui in Giappone, dove con molto meno puoi mangiare, ma non in un posto bello così. Cioè, vi rendete conto? 13 euro, uno va lì e mangia. E poi, io non capisco, mi fanno un po' arrabbiare, non arrabbiare, però diciamo, io dico, quelli che dicono: ah Marco, a Tokyo chissà quanto costa la vita. Io vi faccio vedere queste chicche, perché qui ad esempio a 200 metri c'è un McDonald's e c'è gente che dice: ah no, io vado al McDonald's per risparmiare. Ci sta, ma anche perché magari uno vuol mangiarsi un panino buono di McDonald's, magari vi piace, ci sta. Però se uno dice: no, vado al McDonald's per risparmiare, va al McDonald's, ok, vi mangiate un panino, una coca, prendetevi un caffè, un dolcetto, come ho preso qua, ma sì, andrete a pagare sicuramente meno dei 13 euro che ho speso io adesso, ma quanto pagherete? 9? 10? Ho capito, ma un conto è aver mangiato una delizia del genere che passi tutto il pomeriggio bene, felice e contento perché ti sei mangiato un panino gourmet, un dolce fatto strabene, in un bel ambiente, silenzioso, tutto quanto, e magari per solo aver risparmiato 3 euro... Capite? È meglio andare in un posto del genere, ma di posti così, a Tokyo, non è che ce n'è uno che dici: no, Marco Togni me l'ha fatto vedere uno, ma sì, sarà l'eccezione che conferma la regola di Tokyo, città più cara del mondo. E invece no, Tokyo è piena di posti così, piena, io ne parlo sempre sul mio sito, www.marcotogni.it, e in tutti i miei video che vi consiglio di guardare. E al prossimo video dal Giappone, ciao!